Questo è un ulteriore video tutorial per la compilazione della domanda delle graduatorie provinciali di istituto di supplenza anni scolastici 2020-21, 2021-2022. Negli altri video abbiamo visto come compilare le sezioni della scelta delle graduatorie di interesse, la fascia e i titoli di accesso. Gli ulteriori titoli da inserire rispetto ai titoli di accesso, i titoli di servizio, i titoli di preferenza e le altre dichiarazioni. Adesso andiamo a vedere come si compilano le sedi delle graduatorie d'istituto. Si fa accedi, si accede, si inserisce da questa voce, facciamo inserisci e andiamo proprio dove stanno le graduatorie. Dove stanno le graduatorie che erano già state inserite chiaramente in precedenza. Per esempio, qua abbiamo la scuola primaria e la scuola secondaria di secondo grado con matematica, in riferimento anche alla 041 Scienze e Tecnologie Informatiche. In ognuna di queste, attraverso queste sezioni qui che vedete che stiamo indicando, si potranno compilare 20 scuole, si potranno inserire 20 scuole per ogni classe di concorso. Per esempio, incominciamo con matematica. Clicchiamo e qui abbiamo la graduatoria di riferimento, col tipo di lingua, il grado di istruzione, la provincia e il numero delle sedi fino adesso selezionate che è 0. Se vogliamo fare aggiungi sedi, possiamo cliccare qui, oppure importa sedi, però ancora non ne abbiamo inserite per nessuna classe di concorso, dunque questo tasto non ci darà nessuna importazione. Allora andiamo ad aggiungere sedi in questa specifica classe di concorso, diamo per esempio il comune della provincia, Reggio Calabria, il capoluogo di provincia, ad esempio, e andiamo a cercare i tipi di scuole. Ecco che qui si propina l'elenco di tutte le scuole superiori in cui si potrà insegnare matematica. Si selezionano contemporaneamente tutte le scuole e in basso a destra ci sarà il tasto Inserisci dove cliccare e verranno così inserite tutte le scuole di quella città. Potremmo ripetere l'operazione facendo per esempio un altro, intanto ne abbiamo inserite 8, se andiamo a prendere un altro comune, per esempio il comune di Palmi nella provincia di Reggio Calabria, otterremo altre scuole da poter inserire, in questo caso due, che si aggiungono alle 8 portando il tutto a 10 scuole e così via continuando. Fino ad arrivare a un massimo di 20 scuole. Adesso in questo caso mi sono fermato perché proprio un video tutorial per far vedere come si compilano sono 10 scuole. Se la stessa cosa voglio fare per la 041, questa volta posso cliccare il tasto Importa sedi. Clicco qui, vedete, dice vuoi importare le sedi che hai già, le 10 sedi che hai già fatto? Ce ne sono 7 compatibili che hanno quella classe di concorso. Posso fare così e in un colpo solo ho 7 scuole importate. Poi ne potrei fare delle altre scegliendo sempre il comune, per esempio quello di Locri, che è una città della provincia di Reggio Calabria. Vado a fare cerca e ne ottengo altre due. Faccio clic e poi inserisci e così ottengo anche per questa classe di concorso la scelta di alcune sedi. Facendo indietro andiamo a vedere che abbiamo già incominciato a compilare il numero delle sedi. Poi c'è quello della scuola primaria, altre 20 che potrei scegliere. Scegliendo per esempio aggiungi sedi, perché qua non importa in quanto è scuola primaria, facendo il comune di Reggio Calabria, selezionando il comune di Reggio Calabria, vado a cercare tutte le sedi, vedete? Ecco, io posso selezionare tutte le sedi di Reggio Calabria, che sono un certo numero, insomma, di sedi possibili, quasi a completare le 20 unità, ne vado a selezionare tutte, faccio inserisci col tasto in basso a destra e ne ottengo ben 17. Ne aggiungo qualcun'altra, per esempio Villa San Giovanni che sicuramente ha almeno una sede. Vado a cercare, eccola qui, aggiungo, inserisci,
faccio così. Ecco, questo è molto semplice, diciamo che è un modo per selezionare le sedi ben strutturato, ben fatto da parte del MIUR. Vi ringraziamo per aver seguito il nostro video tutorial. Tratteremo l'argomento ulteriormente, per cui seguiteci nel nostro canale YouTube e nel nostro sito www.tecnicascuola.it. Salutiamo tutti i nostri lettori.